Giro in pieno centro per uno splendido esemplare di tasso che a Lanciano ha attirato decine e decine di sguardi. Il mammifero, specie protetta, animale notturno e pacifico, è stato notato sabato mattina su un muretto tra Via Piave e Via Isonzo. Avvisati immediatamente i carabinieri della forestale, il tasso è riuscito a sfuggire a un primo tentativo di cattura, cadendo poi all'interno di un giardino. Non è stato facile per gli agenti catturare l'animale con una rete, ma dopo numerosi approcci e repentine fughe finalmente hanno avuto la meglio. Il tasso è stato poi liberato nelle campagne di Villa Martelli e in splendida salute. Il tasso passa la giornata a dormire all'interno di una delle numerose tane che scava nel proprio territorio e che spesso viene condivisa con altri animali. Tuttavia, se molestato, si rivela un avversario temibile e tenace. Gli uomini della forestale ne hanno apprezzato l'agilità soprattutto.